Siamo in compagnia di Fabio Bruno, responsabile della sala macchine che ci guiderà all'interno del pastificio Monte Regale. Signor Bruno, quali sono le macchine che utilizzate nella vostra produzione? Le macchine di punta della nostra produzione sono principalmente due, una di pasta lunga e l'altra di pasta corta. Sono le ultime due macchine che abbiamo inserito nel nostro stabilimento. Ci permettono entrambe di fare il salto di qualità per quanto riguarda il prodotto finito che andiamo ad eseguire. La prima in ordine ci permette di ottenere, assieme all'aspetto qualitativo, anche un soddisfacente aspetto quantitativo. Nel senso che riusciamo a produrre in un tempo di permanenza del nostro prodotto di circa 6 ore e 30 circa 3.200 kg di pasta. La seconda, la pasta corta, è allo stesso tempo qualitativamente competitiva e, come dicevo prima, riesce a soddisfare anche le nostre esigenze quantitative, in quanto produce circa 2.500 kg ora di pasta. Signor Bruno, ci può dire quali materiali utilizzate per realizzare la vostra pasta? Il materiale usato per trafilare la maggior parte del nostro prodotto è essenzialmente il Teflon, in quanto la nostra fascia di mercato richiede soprattutto questo materiale. Parlando della qualità, come si distingue la vostra produzione? Allora, come dicevo prima, riferendoci alle due linee di cui ho appena parlato, sono linee che ci fanno fare la differenza qualitativamente, perché sono linee di ultima generazione ad alta temperatura e quindi permettono alla nostra pasta di essere essiccata in breve tempo e in modo eccellente, in quanto possiedono degli ottimi raffreddamenti per quanto riguarda la parte della trafilazione, delle ottime ventilazioni per l'incartamento per l'essiccazione e quindi non alterano in maniera così evidente le sostanze organolettiche della nostra semola.
Siamo in compagnia del dottor Agostino Dotta, responsabile del controllo qualità della pasta Monteregale. Dottor Dotta, lei come responsabile della qualità, che cosa ci può dire in merito? Ma lei mi parla di qualità e questo mi dà l'opportunità di definire intanto un paio di concetti, che la qualità può essere divisa in una qualità intrinseca al prodotto e una qualità percepita dal cliente consumatore. La qualità intrinseca è quella che è legata alle caratteristiche chimico-fisiche, organolettiche e di genuinità del prodotto stesso, mentre la qualità percepita è quella che viene influenzata dalla confezione, dalla pubblicità, da tutti quegli aspetti collaterali che servono alla vendita del prodotto. Chiaramente il compito del controllo qualità è indirizzato soprattutto al controllo della qualità intrinseca. Questo controllo comporta tutta una serie di esami di laboratorio chimico-fisici, visivi e di esame di parametri di controllo di processo che vengono fatti durante la lavorazione. Per spiegare meglio queste cose vorrei dire due cose, che la pasta è un prodotto da un certo punto di vista molto semplice perché è composto soltanto da due elementi, la semola di grano duro e l'acqua. Questi due elementi molto semplici vengono però lavorati attraverso un processo molto complesso. Lo percorriamo brevissimamente per capire di cosa stiamo parlando. In un pastificio arrivano le semole, le stesse vengono controllate, avviate ai sili di stoccaggio, dai sili vengono estratte automaticamente, avviate alle impastatrici che tutto con procedure standardizzate e informatizzate le miscelano, le avviano alle trafile che sono quegli strumenti che permettono di dare le varie forme alla pasta, pasta lunga, pasta corta, agli spaghetti, dopodiché quando la pasta è stata trafilata comincia il suo percorso più difficile che è l'essiccazione. L'essiccazione che può durare da poche ore fino a 12-24 ore avviene in forni chiusi con temperatura e umidità rigidamente controllate. Finita l'essiccazione, la pasta viene avviata al confezionamento, al successivo imballaggio e al magazzino di stoccaggio prima della vendita. Quindi vedendo tutto questo processo si capisce come i punti di difficoltà siano molti. Individuiamo i primi e guardiamo quali sono i compiti di un controllo qualità. Intanto le materie prime. Per fare una buona pasta è fondamentale, anche se non sufficiente, partire da materie prime ottime. Se la materia prima è buona, la pasta sarà comunque genuina, magari non di eccellente qualità dal punto di vista di altre caratteristiche, ma genuina. Se il processo è condotto in modo corretto, oltre ad essere genuina, sarà una buona pasta, quindi con caratteristiche di tenuta alla cottura, di nerbo, di patina, che le permetteranno di aggiungere, oltre alla genuinità, anche una gradevolezza di sapore e un piacere per il consumatore. Parlando della qualità della nostra pasta, della pasta Monteregale, questa è garantita fondamentalmente da un processo che è certificato, e per certificazione intendiamo l'intervento nel controllo di tutti i processi produttivi e ambientali di un ente esterno. Nel nostro caso disponiamo della certificazione BRC, ISF e CertiQuality, che controllano e certificano che tutti i passaggi che vengono